È con noi l'onorevole Teodoro Bontempo. Buongiorno, onorevole, buon buongiorno a lei. Salve. Grazie di essere qua, per noi è un motivo di notevole prestigio, soprattutto in questa giornata, nella quale noi vogliamo rappresentare il nostro paese così come lo sentiamo, vale a dire al meglio. Allora, andiamo per ordine. Dunque, lei ieri, relativamente all'Ater, onorevole Bontempo, ha dichiarato esattamente quanto segue. Nel progetto saranno indicati tempi, costi, spese. Speriamo di poter concretizzare quel sogno sempre tenendo davanti a noi in primis il rispetto di chi ci abita. Parliamo di Corviale. Ovviamente di Corviale, sì. Parliamo di Corviale e insomma, se riuscissimo a costruire nuove abitazioni nella dimensione di un tipico borgo romano, in sostituzione di quel palazzone lungo un chilometro dove abitano oltre 6.000 persone in un solo palazzo, beh, insomma, io credo che daremmo anche una diversa funzione dell'amministrazione pubblica. C'è l'amministrazione pubblica che non è solo lo strumento di potere per chi già ha potere, per lobby che contano, ma l'amministrazione pubblica che guarda la dimensione umana del cittadino, ritenendo che dove si abita, prima ancora che la qualità del salotto, conta l'ambiente dove la propria casa è inserita. E l'ambiente incide sulla qualità dell'uomo, sul carattere dell'uomo. Vede, una delle cose che più mi inorridisce, e svolgendo questo nuovo, per me inedito, compito di assessore alle emergenze abitative, mi sto rendendo conto che hanno cancellato dalla programmazione urbanistica i bambini. Cioè non c'è più lo spazio per i bimbi, non è prevista. L'affare, l'economia, il guadagno non prevede spazi per i minori, considerandolo quindi evidentemente un di più, uno spreco. Anche i fenomeni di devianze giovanili e di delinquenza, di microcriminalità, io credo che incida molto dove si vive. Vede, quando si dice io sono abruzzese, sì, o dice un lucano, o dice nel paesino dove sono nato c'è ancora la chiave sulla porta di casa, non è che lì le persone siano più buone che non quelle che nascono in una grande città. La differenza qual è? È il senso della comunità. C'è lo stare insieme, ritenersi facenti parte di un'unica comunità, l'uno difende l'altro, e che il furto nella casa del vicino significa che se non stai attento domani diventa il furto nella tua casa, e che il figlio della persona che ti abita accanto, se lo tuteli, automaticamente tuteli anche tuo figlio, perché è inserito in una comunità. Quindi valori sociali che ancora albergano in luoghi tipo Carunchio, il suo amato paese, sì, il suo amato paese. Complimenti. Onorevole Bontempo, e chiaramente che si sono persi nelle grandi città. Voglio ricordare a chi vorrà intervenire i numeri per poterlo fare, che sono lo 06 65 79 63 48 per chiedere all'onorevole Bontempo qualcosa da cittadini, altrimenti gli sms sono il 342 41 51 406. Lei ha detto un'altra cosa importante ieri sugli sfratti, lei ha detto sono una vergogna se coinvolgono chi è sotto il reddito minimo di 18.000 euro l'anno. Chi sta sopra va sfrattato, i furbi debbono andarsene. Ovviamente io parlavo delle case di edilizia economica e popolare, che sono le ATER, hanno da parte dell'assessorato alla casa l'indirizzo e il controllo, poi vengono gestite come azienda autonoma con un consiglio di amministrazione.
Di solito le ATERS, l'ex IACP, hanno una loro vita autonoma. Io invece sto cercando di fare l'assessore anche molto presente, vado all'interno delle ATER perché essere responsabile delle politiche abitative vanno fatte, intanto va fatta una comunicazione. Primo, quelle case sono costruite per chi ha un reddito inferiore ai 18.000 euro e quindi non ce la fa ad accedere al mercato libero, ed è una categoria che deve essere sostenuta e protetta. Sostenuta e protetta per non creare una vasta emergenza sociale che oltretutto, oltre al problema umanitario, costerebbe di più per la pubblica amministrazione. Nel corso degli anni in quelle case abitano persone che magari il papà, il nonno aveva questo titolo. Certo. Loro hanno superato quel reddito. Mi rendo conto che chi dice ma è casa di mio padre, sono nato qui, ci voglio vivere, per l'amor del cielo, va bene. Ma siccome l'ATER ha il compito di costruire case per l'emergenza abitativa, io ti dico, bene, tu hai avuto, la vita ti è andata bene, siamo tutti felici, nessuno vuole il male neppure del proprio avversario. Benissimo, però siccome tu guadagni 100.000 euro, io ti dovrei cacciare dalla casa ATER. Non lo voglio fare se tu me la paghi. Certo. E quindi guadagnando 100.000 euro paghi quella casa con lo sconto del 30% perché è casa occupata, un ulteriore 10% se tu provi, c'è la tracciabilità, che hai fatto delle spese, delle migliorie, hai messo il doppio vetro, eccetera, e ti va conteggiato, il resto la paghi. Perché, vede, una casa ATER viene venduta nella forbice tra i 15.000 e i 50.000 euro. Allora io chiedo, è giusto che chi guadagna 100.000 euro l'anno possa comprare una casa alla Garbatella, a Testaccio, a San Saba, per 40.000 euro? Dice, ma ci abitava mio padre. Certo che ci abitava tuo padre. Quindi il pubblico, lo Stato, ha già aiutato tuo padre, non deve essere un privilegio, ha già aiutato la tua famiglia. Oggi ti concediamo anche di vivere lì, se non hai i soldi per comprare, che comunque parliamo già di uno sconto del 40%, paghi l'affitto, ma non puoi pagare 100 euro al mese. Devi pagarla adeguatamente ai tuoi proventi. E al quartiere dove evidente abita, la qualità del quartiere. Quindi volevo dire che anche ieri ho trovato delle persone male informate che qui alla regione insomma avevano problemi, mi dicevano ah, lei ha bloccato le vendite. Volevo dire questo, che io ho sospeso le vendite, ho istituito una commissione d'indagine perché ogni contratto che va a conclusione abbia un vaglio che sia legale, che chi compra abbia il diritto di comprare, che non sia stato messo lì un mese prima come affittuario per potergli far comprare la casa, e che il reddito di chi compra rientra in quella dell'ERP, Edilizia Economica e Popolare. Successivamente a questa fase, che sarà di 10, 15, massimo 20 giorni, quindi state tranquilli, voglio anche aggiungere, le case ATER per legge possono essere vendute solo a chi vi abita. Non sono case che vanno sul mercato. Poi se avremo tempo in altre circostanze, certamente che sì, possiamo parlare delle case ex opere pie, avrei qualcosa da dire. Certo. Altro patrimonio pubblico, comunale. Noi parliamo adesso delle case di edilizia economica e popolare, possono essere vendute soltanto a chi vi abita, e vi sono anche dei prezzi che derivano da una legge, perché gli uomini in fax, che sono i miei colleghi politici, cosa fanno?
esplode il problema, il giorno dopo gli uomini in fax fanno i comunicati. Certamente. Poi tutti, che scandalo, che vergogna, si vende una casa alla Garbatelle per 20.000 euro. Dopodiché tu sospendi le vendite, gli stessi uomini in fax cambiano il farfallino e fanno i comunicati che dicono: oh, l'onorevole Buontempo ha bloccato le vendite delle case alla povera gente. Ecco, non è vero, la povera gente avrà tutela anche oltre quello che prevede la legge, perché è il nostro dovere, il nostro DNA. Però povera gente, voi cittadini col maggiore disagio, non fatevi utilizzare per coprire i furbi, per far fare gli affari sulla pelle di chi ha più bisogno.